Ciao a tutti ragazzi, oggi farò vedere come fare una decorazione per i biglietti o per i diari come ho fatto in questo caso. Allora, serviranno dei fogli, in questo caso li uso a protocollo perché sono più comodi per questa cosa. Poi una colla o il biadesivo. Una forbice per i più piccoli o taglierino. Una gomma, una matita. Degli evidenziatori, ma va bene anche i pennarelli, in questo caso uso della Stabilo, va bene anche qualsiasi tipo di marca, anche la Tatto, va bene, e basta. Io ho tagliato il foglio e iniziamo. Disegno quello che voglio, adesso disegno una rosa. Ovviamente la gomma sbagliate, la usate appena potete. Poi fare la punta. Ok, poi dalla punta faccio un cuore. Poi delle foglie qua, troppo grossa. Ok, dopo che l'avete disegnato, disegnate dentro le parti con cui volete tagliare. Io così. E vuoi tagliare anche un pezzo della rosa, un pezzo piccolino così. Le foglie faccio in un modo che mi piace. Una foglia normale come inizio e una punta sotto, come ho fatto prima di aria, e nel cuore disegno dentro un piccolo cuore, così. Poi in colore la rosa la faccio arancione, solo quello fuori, quello che dovete tagliare non toccatelo. Vabbè, poi anche se se ci colate dentro, tanto lo toglie, poi si taglia, ma consiglio di non colorarci. Ok, i video non li avevo detto che li cambiavo sempre stanza, ma non ho una casa enorme, stra mega enorme, per cui non la cambierò, cioè la cambierò, ma adesso inizierò a ripeterle, tipo come alcune stanze, tipo come la sala o camera mia. Può essere anche questo qua, come dei miei genitori. Ok. Sì, se sentite dei messaggi è il mio telefono, perché ho messo le canzoni con quello. Il cuore lo faccio rosa. Ovviamente i soggetti ve li decidete anche voi, cioè ve li decidete voi. Poi per il taglierino, il mio al blocco, per cui lo apro così, ma anche meno si può aprire, o di più. Potete mettere sotto il foglio, qua in mezzo, qualcosa, tipo un libro, ma anche la gomma va benissimo, così. Ma a me è scomodo, cioè sono più comoda così, tanto si dovrebbe rovinare. Questa cosa col taglierino si può fare anche con la forbice per i bambini più piccoli che stanno guardando. Come vedete io non faccio non creo cose molto difficili, cioè che i bambini non possono fare. Tipo questa è facilissima, che i bambini piccolini, cioè, possono farlo. Ok, dopo che ho tagliato, io prendo da sotto e guardo se ho tagliato bene. Ok,
e strappo. Bene. Se non tagliato bene si ripassa col taglierino. Taglio anche qua. L'ho tagliato bene come in questo caso e ci ripasso. Così. Ecco, adesso è tagliato bene, decisamente. Scusate se ho la mano davanti. Ok. Stessa cosa anche nell'altra foglia, nell'altro pezzo dell'altra foglia. Ok. Vedete? Bucato. Ora manca solo l'estremità del cuore, cioè l'estremità del cuore dentro, quello più piccolo. Ok. Ok, Firenze si rompe come in questo caso a me il cuore e non viene perfetto. Quello che avete tagliato, poi il dentro è così. Poi prendo la colla, come potete usare anche il biadesivo, e incollo. Vanno incollati bene. Ok, potete incollare anche nell'altra estremità del foglio, così resta anche di più, basta che non incollate dove dovete disegnare e colorare, dove c'è la, il vostro disegno. Questo è un modo per fare come si facevano le vetrate antiche. Ok, schiaccio così sta bene attaccato e questo è il risultato. Poi arancione, contrasto giallo. Oh no, mi dimenticavo di tagliare un pezzo della rosa. Ma non succede niente anche se siete incollato sotto. Tanto far così. Ok. E se mai staccate. Ok. Comunque, colorate dove avete tagliato. Quelli dentro. Io ho i vincitori, ma come detto si possono usare benissimo i pennarelli, le matite. Ok. Per fare le foglie uso dentro l'azzurro, che sta molto bene col verde. State attenti quando mettete la colla sotto a non mettere in corrispondenza come mettete questi. Il coso. Poi se lo mettete non succede niente, come in questo caso. Mi sono dimenticata e un puntino ce l'ha. Basta farlo bene, dare la sua forma e viene benissimo. Poi all'interno del cuore faccio viola, col rosa sta bene. Okay. Questo è più un pennarello evidenziatore, però ecco così. Ok. Così. Poi se il foglio è troppo grande, il disegno è troppo piccolo, come in questo caso, basta prendere la forbice e tagliare della misura che volete, tipo così, vedete? Ma non deve per forza essere anche rettangolare, ma potete sbizzarrirvi, tipo fare forme del genere.
a onda. Mettiamolo qua sotto. Ok. Poi i disegni che avete fatto lo potete ricalcare con la matita nera o col pennarello nero, o con la matita che avete usato anche per disegnare, calcate di più così risalta. Ok. Così potete scrivere quello che volete. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ditelo ai vostri amici di seguirmi. Se è la prima volta che mi seguite, iscrivetevi al mio canale. Scusate, invece seguimi, iscriversi. Mettete un bel pollicione su. E se volete, avete bisogno di qualcosa o volete qualche richiesta per qualche video, chiedetemelo. Mi giù nei commenti. E ciao. Spero che questo video vi sia piaciuto. E vabbè, ciao.